19 preferenze per il forzista Pierluigi Parisi, eletto vicario, 12 per Pietro Iannello in forza al PD, nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale. Dopo le polemiche e le tensioni di martedì, eletto ieri in tempo record l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Un'elezione che rappresenta in toto la nuova geografia dell'Aula, dove giochi di forza e fratture sono andate man mano evidenziandosi subito dopo il voto di fiducia al sindaco a Corinti. Viene sancita la pace fatta in seno a Forza Italia, che viene premiata con ben due rappresentanti all'interno dell'ufficio di presidenza, mentre sempre più evidente appare la frattura in casa PD dopo il voto di Antonella Russo, capogruppo del partito. Nulla di fatto per il gruppo Cambiamo Messina dal Basso, che nonostante le rivendicazioni resta a bocca asciutta e affida a Maurizio Relle le perplessità per la mancata rappresentanza del gruppo, che sostiene il sindaco tanto nell'ufficio di presidenza quanto nelle varie commissioni. Noi non siamo, diciamo, attaccati alle poltrone, riteniamo semplicemente che bisogna seguire dei metodi democratici in un ufficio così importante di questo consesso. È un ufficio di presidenza costituito dal presidente, che è di Forza Italia, e da un vicario e da un vicepresidente. Ecco, noi pensiamo che nell'interno dell'ufficio di presidenza bisogna avere tutta la rappresentanza, una rappresentanza significativa di quello che costituisce il Consiglio. Per cui da un'anomalia di questo Consiglio Comunale, dove non c'è una maggioranza precisa e una minoranza, e noi sostanzialmente siamo l'unico gruppo che sostiene un sindaco, un gruppo di 4 contro un consiglio di 36 consiglieri che sostanzialmente non rappresentano, non si capisce bene quali equilibri. È un'anomalia tutta messinese questa, e noi lo riconosciamo, ma riteniamo che il gruppo di Cambiamo Messina dal Basso, dal punto di vista della rappresentanza sia nelle commissioni che dell'ufficio di presidenza, sia sottorappresentato.